Fratelli d'Italia invece attacca sul piano pandemico nazionale e invoca le dimissioni del ministro Speranza. Sentiamo Daniele Petraroli. Un piano pandemico mai aggiornato dal 2006, un nuovo piano redatto in ritardo, emergenza coronavirus già esplosa e che ricalca sostanzialmente quello esistente e che dunque poteva essere applicato per tempo, già da gennaio, quando da Wuhan arrivavano notizie allarmanti e quando atterravano in Italia due turisti cinesi con il Covid ricoverati poi allo Spallanzani. A tirare fuori documenti a Fratelli d'Italia, dopo una battaglia legale lunga un anno e vinta davanti al TAR del Lazio che ha costretto il Ministero della Salute a consegnare le carte. Abbiamo capito perché il governo non voleva darci questo piano, perché è messo nero su bianco che Speranza mentiva e che a marzo 2020 l'Italia non era pronta a fronteggiare la pandemia. Bastava aggiornare il piano 2006 per avere una risposta più efficace e poter probabilmente salvare vite e attività economiche. Adesso i deputati Gemmato e Bignami si dicono pronti a portare documenti in procura, perché da quanto emerge, se si fosse agito per tempo applicando il vecchio piano pandemico del 2006, forse oggi l'Italia non sarebbe il paese con più morti su 100.000 abitanti e il terzo al mondo per l'età.